Pace e bene a tutti e bentornati con il nostro appuntamento con la santità. Due santi celebrati oggi che sono San Guglielmo e Pellegrino, patroni di Foggia. Ascoltiamo la loro vita. Il nome Guglielmo è di origine germanica, quindi è probabile che i due santi siano nati dopo il 1100, quando Antiochia fu occupata dai Latini. Secondo un racconto privo di dati cronologici, Guglielmo amministrava i suoi beni in Antiochia di Siria e il suo unico figlio Pellegrino manifestò un particolare attaccamento alla fede cristiana. Abbandonò i suoi agi e decise di partire pellegrino per la Terra Santa. E rimase a prestare servizio in un ospedale di Gerusalemme. Il padre, che lo cercò a lungo, giunse a Gerusalemme dove, ammalatosi, venne ricoverato nell'ospedale in cui prestava aiuto il suo figlio. Guglielmo, guarito, insieme al figlio, tornarono ad Antiochia e, venduti i loro beni e vivendo di elemosina e aiutando i malati, raggiunsero il territorio di Foggia. Dopo aver visitato il santuario di San Nicola di Bari, quello di San Michele sul Gargano, quello dell'Incoronata e per ultimo quello dell'Icona Vetere di Foggia. Qui, il 26 aprile del 1146, dopo aver venerato l'Icona Vetere, i due si abbracciarono e morirono. Dopo la morte, furono venerati come patroni della città di Foggia insieme alla Vergine Maria dell'Icona Vetere e nel 1630 fu fatta una ricognizione delle reliquie che sono conservate nella chiesa dei Santi Guglielmo e Pellegrino in un'urna posta sotto l'altare. Guglielmo e Pellegrino, ancora un padre e un figlio, molto 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 legati tra di loro. E ritorniamo quindi a meditare sul mistero e sulla bellezza della paternità che si realizza fino al punto di riuscire a esprimere la tenerezza, come la tenerezza che c'era tra Dio e Gesù, come la tenerezza che scalda i cuori e che guida all'età adulta, fin quando poi un figlio diventerà a suo modo padre. Riflettiamo su questo mistero e ancora oggi cerchiamo di capire se effettivamente come padri ci stiamo proponendo ai nostri figli come un messaggio di affetto, come un messaggio di sicurezza. È bello che il padre sia la roccia un pochino della crescita di un figlio, che un figlio e una figlia riescano a vedere al padre con una sicurezza, con il poter dire anche per entrambi i genitori, ecco, loro sono il mio porto sicuro. Posso fare qualsiasi cosa, ma mamma e papà saranno sempre due braccia spalancate per me. Quando dobbiamo educare, molto spesso pensiamo di poter imporre una regola e farla rispettare con un po' di violenza, nel senso, guarda che se tu non obbedisci, mi perdi. Ecco, questo è un messaggio un po' brutto da lasciare ad un figlio, perché lascia sempre intendere che l'affetto genitoriale verrà meno se dovesse venir meno la sua obbedienza. Cerchiamo invece di comunicare qualcosa di diverso. Io ti sto dicendo questo perché credo veramente che questo sia il tuo bene per te e te lo sto dicendo per amore e stai tranquillo che il mio amore non sparirà se tu dovessi scegliere qualcosa di diverso, anche se però io come mamma o come papà ne soffrirò sicuramente. Ci affidiamo a questi due santi, padre e figlio, come affidiamo anche tutta la popolazione foggiana e diciamo insieme, Santi Guglielmo e Pellegrino, pregate per noi.